Mario Del Giglio, La vita per la vita attraverso Mario Del Giglio, entità Leonard. Sono certo che oggi avrete visto una realtà completamente diversa da quella precedente. Era necessario farvela vedere in quanto tutto esiste ed è consono alla realtà che ci circonda. Non dovete certo credere che esista solo la nostra realtà. Certo, è anche vero che Lucio era ed è in una realtà del nostro mondo invisibile. Lo abbiamo permesso e lo abbiamo fatto conoscere perché così anche lui, che osserva, può imparare e migliorare come tutti voi. Quanti sono in quella posizione e non ve ne accorgete? Ecco, sono realtà a voi sconosciute per il momento. Realtà obiettiva, direi, che dovete considerare. Ma per Lucio è una realtà soggettiva, cioè quella di credere, di sapere, ma non sa di quello che si parla in questi incontri. Ha voluto dire la sua e l'ha detta, però non pensate minimamente che sia un essere malvagio, è buono e vi vuole bene a modo suo, si intende. Per lui è quella la realtà che deve vivere per il momento e credo che sia per lui quella giusta. Ho detto che la vive ora, non per sempre. Domani pensatelo con affetto e pregate per lui, che in fondo gli farà piacere sapere che alcuni lo pensano. Questa, in fondo, è la solidarietà che dovremmo avere insegnato almeno in parte ad ognuno di voi. Sono certo che lo farete. Per quanto riguarda il lavoro che state sviluppando, è giusto. Continuate e potrete vedere dei risultati soddisfacenti su tutto quello che è stato detto. Non vi rammaricate se non riuscite a fare di più. Deve andare così e vi dovete accontentare. So che non tutti siete uguali ed ognuno di voi si preoccupa di non riuscire a portare a termine quello che deve fare. Fate quello che potete. Il risultato lo vedrete solo alla fine del lavoro.